Gianni Colacione per Liberi.tv, stiamo a Vasto, a Palazzo Davalos, alla festa dell'IDV, in compagnia di Francesca, che è una militante dell'IDV, che è impegnata nell'organizzazione. Questa è la seconda intervista che le facciamo, perché la prima non era venuta, diciamo, bene. E le chiediamo innanzitutto, appunto, come sta andando questa festa dell'IDV e, diciamo, lo sforzo, tra virgolette, del partito, in che qualche numero, quante persone sono state coinvolte. Allora, la festa sta andando molto bene, gli incontri sono tutti graditi dal popolo del web e ci auguriamo che sia così fino a domani, il momento in cui poi finirà questo incontro verso mezzogiorno l'una, il presidente chiuderà con un discorso conclusivo. Francesca, tu con più precisione di che ti occupi? Allora, io mi occupo dell'area web e sono collegata quotidianamente con Camera, Senato e Ufficio di Presidenza e mi occupo di diffondere in rete quelli che sono i comunicati e le iniziative del partito. Francesca, come nella prima intervista, sempre molto sintetica, però non è criptica, è solo sintetica. Volevo chiederti, questa organizzazione dell'IDV sul web, cioè la presenza dell'IDV, so che insomma si utilizza molto, utilizzate molto anche lo spazio internet, ecco, con quali contenitori, con quali strumenti, con più precisione? L'Italia dei Valori è molto presente in rete, credo che sia una delle forze politiche più attive in rete e questo denota la capacità che abbiamo dimostrato nel cogliere le tendenze comunque di tante persone che soprattutto su Facebook stanno veramente attingendo all'informazione e riportano momenti importanti della loro vita politica quanto di quella personale. Francesca, ti volevo chiedere una cosa, appunto, riguardo la vostra presenza in rete. Avete ovviamente fatto qualche mese fa, forse qualche anno, ormai un anno, la raccolta delle firme e poi il referendum, il cosiddetto per l'acqua pubblica. È stato appunto per voi anche, insomma, la raccolta per le firme abbastanza in qualche modo agevole. Pensi che appunto la presenza in rete e la diffusione del messaggio con questi strumenti abbia agevolato sia la raccolta che poi dopo l'esito referendario? Assolutamente sì, perché i cittadini italiani non sono stati supportati minimamente dai mezzi mediatici convenzionali, dalla televisione, dai giornali. Addirittura ricordo che l'ultimo giorno in cui si poteva andare a firmare, ricordo che uscì Maroni a metà giornata a dire che il referendum, il quorum era stato raggiunto quando invece non era vero. Questo dimostra quanto il potere politico in quel momento, ma in qualsiasi momento ormai da 20 anni, occupa la nostra vita, la nostra esigenza di informarci è praticamente limitata. Quindi la rete è sicuramente lo strumento migliore, il più consigliato. Vi state apprestando con questi stessi strumenti a fare una specie di collaborazione insieme a Vendola per il referendum con cui appunto state per raccogliere le firme insieme a loro per abrogare la riforma Fornero? Non solo con Vendola, con Ferrero, con la FIOM, con tutte le forze che hanno capito, come lo abbiamo capito noi, che queste riforme non sono state assolutamente delle riforme che andranno in qualche modo a dare beneficio agli italiani. Quindi siamo assolutamente convinti che la rete ci aiuterà a far arrivare nelle case delle persone la necessità di abrogare alcuni passaggi di queste riforme e siamo convinti che ce la faremo anche questa volta. Rapidamente una domanda secca secca, Facebook o Twitter? Facebook. Perché? Perché probabilmente insomma, sono di parte, occupandone tantissimi spazi mi trovo bene, si lavora bene su Facebook e si incontrano persone che, per quanto si dica siano comunque incontri o conoscenze virtuali, alla fine rivelano sempre degli aspetti umani e degli interessi appassionati che magari nella realtà quotidiana sarebbe difficile riscontrare. Dove possiamo informarci su quello che fa l'IDV su internet? Qualche sito, qualche indirizzo? Allora, abbiamo il sito dell'Italia dei Valori, www.italiadevalori.it, abbiamo il blog del presidente, www.antoniodipietroilgrande, aggiungo io, .it,
E poi abbiamo le pagine su Facebook, la pagina ufficiale del partito, la pagina ufficiale del presidente Di Pietro e ovviamente tutte le forze politiche che sono unite all'Italia dei Valori, quindi a livello regionale e provinciale, hanno anche loro fortunatamente degli spazi in rete notevoli. Una curiosità, Francesca, per i nostri amici anche comuni su Facebook, ma il presidente Di Pietro, tu come chiami? Antonio, presidente Di Pietro, presidentissimo, non so. Io lo chiamo presidente, ma credo che sia davvero il minimo che si possa fare per questo grande personaggio. Oddio, io in mente, se fossi riuscito ad avvicinarlo per un'intervista, chiamarlo onorevole, un po' offensivo. Ma onorevole è già, lo è già lui, è già una persona onorevole al di là della carica che occupa in Parlamento. Grazie a Francesca, e un saluto agli amici di Facebook. Allora, agli amici di Facebook quali? Questo lo scegli tu, chi vuoi escludere da questo saluto? Allora, ai nostri amici in comune, quindi agli amici radicali, volevo dire che sono dei grandissimi simpaticoni. Grazie per questa cosa, per questo complimento, stendiamo un velo e diamo appuntamento a Francesca su Libri.tv per questa e altre interviste. Ci sarà anche Landini che abbiamo intervistato poco fa e ci stanno insomma un sacco di interviste interessanti, magari insomma, visto che siete attenti al web, questa piccola realtà che Libri.tv meriterebbe un'occhiata. La visiteremo. Grazie a Francesca, ciao.